Germano mi insegna. Mimmo Ferretti del Messaggero, buongiorno. Riccardo, buongiorno. Gabriele, buongiorno. Guido Dubaldo, buongiorno. Come? Ma allora, no. Ma allora, ma come? Ma è concorrenza? Ho sbagliato. Ma non ti sei, diciamo, confuso? Sì, ci assomigliamo un pochino però. Con, vero? Guido? Un pochino, sì, è vero, sì, un po'. Arti uguali. Sì, diciamo. Amici, Mimmo. Buongiorno, comunque, Ubaldo, dimmi, Riccardo. L'hai saputo? Stamattina, no? Adesso, 10 minuti fa. Ma dai. È stato un attimo, eh? No, è arrivato, Fiumicino, tutto a posto. Ha detto... sono contento di essere qui, spero di dare il meglio. La sciarpa. Hanno regalato una sciarpa. Era talmente tanto tempo che non si vedeva, hanno preso per un giocatore nuovo. Hanno riconosciuto che era lui? Sì. Da velocità. Cervigno. Vabbè, mo farei i controlli, no? Sì, ma qui ci sono due correnti di pensiero tra colleghi. Dimmi un po', allora, una è la zia Antoniana, no? Il giusto? Collega Ubaldo dice che è tutta fuffa. Sì. E il collega invece. Il collega di Nuoro dice. Non ancora. Dice: che senso ha uscire al 39esimo e non al 45esimo? Non lo so, adesso ce lo diranno, anche se. Spero che ci sia, insomma, un'informazione corretta. Quando è che avevamo detto l'altro giorno, oddio, mannaggia, Florenzi si è fatto male in nazionale, no? Però sperando che i medici della nazionale colpissero ancora una volta, ti ricordi? No, sì. Cioè Marchisio si era rotto il crociato, non era vero, Florenzi doveva tornare a casa perché c'era il ginocchio lesionato, invece stasera gioca, quindi occhio, perché bisogna stare sempre molto attenti a quello che viene detto da alcuni pulpiti medici, diciamo così. Quindi aspettiamo, vediamo un pochino, no? Farà questi controlli, insomma, no? Ma quella di Florenzi, a proposito, Mimmo, che cosa c'è? Che è un'infiammazione, dai, un'infiammazione. Però Mimmo, posso fare una domanda che giuro lei la deve fare, lei deve. Che non è polemica, assolutamente. Cioè, io credo che forse non si può fare, cioè, perché se la federazione ti impedisce, ma la Roma non poteva dire, signori, siccome sabato avremmo, no? Non sarebbe meglio evitare, visto che seppur di lusso è un amichevole? Teoricamente no, perché quando poi un calciatore risponde alla convocazione della nazionale è tutto della nazionale, quindi decide la nazionale se può restare o deve andare e via. Questa è la regola. E questa è la regola. Poi la Juve, per esempio, fa come gli pare. Oh. Quello è un altro discorso. Ma questa è una mia battutaccia, che sembra una battutaccia, ma in realtà è così. Voi vi ricorderete quando, prima di una convocazione per la nazionale, non questa partita, quella precedente, Pirlo non venne impiegato, ve lo ricorderete, no? Perché casualmente ebbe un infortunio muscolare e così non pregiudicava la sua mancata convocazione alla partecipazione alla gara successiva all'impegno della nazionale. Mi spiego, voi lo sapete, no? Che se tu non rispondi alla convocazione della nazionale, poi, perché sei infortunato, non puoi giocare poi la partita successiva, no? Quando riprende il campionato. E in quel caso che cosa accade? Che Pirlo non venne proprio convocato dalla Juventus, che disse che stava male, ma insomma poi stava male sicuramente, però intanto saltò la convocazione e poté tranquillamente giocare poi la partita successiva all'impegno della nazionale. In questo caso Florenzi stava lì, evidentemente non era in condizioni così disastrose come era filtrato dal clan sanitario o medico, come vi pare a voi, della nazionale, tant'è vero che è rimasto, tant'è vero che stasera gioca. Poi la Roma che dice rimandatemelo indietro perché questo sta male, in realtà non potrebbe farlo. Poi però si può fare tutto, Riccardo, diciamo, no? Poi Mimmo, credo che collegano. Certo, credo che conti anche molto che i giocatori, al di là di quello che pensiamo, che penso io tifoso, di quello che è, ai giocatori fa piacere stare in nazionale, perché assolutamente, sì, è visibilità, è pure un piacere, io però, presumo. Però non può essere che se uno poi non sta bene, no? E magari forse un pochino la situazione e poi ci rimette quando, una volta che torna a casa sua, diciamo così, no? Però insomma credo che il buon senso poi possa sempre prevalere. In questo caso probabilmente non era vero che Florenzi stava così male da essere spedito a casa, tanto è vero, lo ripeto, che stasera gioca. Ma intanto vedremo la risposta dopo partita, perché il modo di giocare di Antonio Conte ti stimola molto, ti sollecita, e poi il match anche contro l'Inghilterra comunque richiede un grande impegno. Stasera di fatto Florenzi indosserà i panni di Lichtsteiner, se vogliamo, no? Esattamente, con più simpatia. Speriamo che poi se li tolga subito, no, sto certo, perché...
il ruolo è quello, perché giocherà da esterno a destra nel 3-5-2, quindi farà di fatto il quinto a centrocampo, ma il quarto in difesa quando ci sarà da coprire, ma anche il quinto, insomma, quindi un ruolo che continua a confermare una cosa che Florenzi fa un po' di tutto e riesce a farlo tutto abbastanza benino. Io ripeto, Riccardo, quante volte me l'avrei sentito dire, forse Baldo anche, che secondo me non si fa il bene di Florenzi considerandolo un tuttofare, uno buono a tutto, un jolly, sì. Perché una volta fa l'attaccante, una volta fa l'intermedio, una volta fa il terzino destro, parlo della Roma, poi va in nazionale, ha sempre giocato a centrocampo, questa è la prima volta che gioca invece in un'altra posizione, eccetera eccetera, quindi va bene, perché poi uno che non si risparmia, uno che dà tutto, uno che ci sta con la fede e col cuore se gioca sia in nazionale che con l'Italia, che con la Roma ovviamente, però se lui trovasse una specializzazione probabilmente sarebbe meglio per lui e forse, guarda che ti dico, anche per la Roma, perché forse l'unico posto dove lui è stato impiegato con maggiore continuità è quello proprio nella Roma, quando Garcia se l'è un pochettino così inventato attaccante esterno a destra all'inizio della passata stagione, ha giocato molte partite in quella posizione, tant'è vero che è stato faceva anche gol, la posizione di, scusami, e riusciva anche a fare gol. Assolutamente, all'inizio era il miglior cannoniere della squadra per la prima parte di stagione con 5 reti e ha sempre giocato lì, tranne quest'anno quando Garcia, costretto dall'eccessiva emergenza, non ha potuto che metterlo in un'altra posizione, dove lui è andato anche abbastanza bene. Credo che l'unico ruolo che lui ha fatto, perché l'ha fatto ma che non ha partorito gli esiti sperati, è stato quello di centravanti, perché forse qualcuno dimentica, ma De Rossi, scusami, Florenzi ha giocato anche centravanti in questa stagione, non a inizio di partita ma in corso d'opera, e lì probabilmente, anzi senza probabilmente, sicuramente non è quello il suo ruolo migliore, diciamo. Però lui è uno che si adatta a far tutto, però gli dico, per il suo bene, che possa trovare al più presto una collocazione certa. Comunque Mimmo, tutto interessante bene. La formazione dell'Inghilterra, Sì, beh, lì nonostante davanti c'è stato mica male, c'è stato il nostro amico Harry Kane. Harry Kane, come ti pare a te, che mi sembra uno che quest'anno abbia avuto una consacrazione importante, poi insomma ci sarà il capitano di fronte al quale noi ci togliamo il cappello, ed è sempre uno dei nostri sogni che non potranno mai essere esauditi, però l'Inghilterra è una squadra che sembra, come posso dire, un pochino fatta di secondi nomi, ma insomma se vai a vedere quella dell'Italia mi sembra ancora peggio, perché Conte dice vuole vedere le alternative, vuole avere delle soluzioni per qualsiasi ruolo e quindi prova questo o quell'altro. Io faccio ancora il discorso che abbiamo fatto qualche giorno fa, cioè ci sono troppi giocatori in questa nazionale che fino a pochi anni fa nemmeno li facevano spogliare, capito? Guardo, non so se mi spiego. Beh, se pensate alla coppia d'attacco Pellè e Der, no? Fa già riflettere, calcolando. Mi viene abbastanza da prurito? Da ridere, se non da piangere, insomma, perché non lo so, insomma, ricordo qualche Italia del passato e probabilmente, lo ripeto, due giocatori come Der e Pellè probabilmente manco li convocavano, e adesso invece fanno i titolari e dietro loro ci stanno Zaza e Immobile, che mi sembrano due giocatori che non hanno grandissima qualità, e questo è il calcio italiano, questo ne abbiamo parlato mille volte, tutto quello che è accaduto negli ultimi anni, perché si è arrivato a questa situazione qui, probabilmente anche per la mancanza di talenti, sicuramente per la mancanza di talenti, ma anche perché probabilmente non è stato fatto un lavoro di base che poteva in qualche modo favorire la crescita di qualche talento. E adesso miseria. Vai a giocare questa partita con Valdifiori, che è un ragazzo che ha 29 anni, che sta facendo bene e diventa titolare dell'Italia. Insomma, mi sembra un pochino, no? Un pochino abbastanza azzardato. Dai. In mezzo al campo con l'Inghilterra ancora gioca Carrick. Porca miseria. Sì, amico tuo, no? Amico mio, tu, insomma, Mimmo. Colleghi. Gattone da me sta in croce. Credo di che Riccardo, Riccardo, credo che non ricordi. Ecco perché ci sorrideva un pochettino. Qua il 7-1. No, nessuno rideva, però il piattone dei Carri che rimarrà nella storia. Cioè, questo calciatore di piatto, cioè una cosa. No, ne fece due. Particolarissima. E non mi sembra un grandissimo calciatore, però messo lì è uno di quelli alla Sergio Busquets, no? Che danno un grandissimo contributo tattico alla squadra e quindi tutti quanti se lo portano dietro, ma va bene così per lui. L'Inghilterra c'è fuori Sterling e Sturridge, sì, grandi. qualche amico sulla nostra pagina Facebook visto la situazione dell'attacco, no? Qualche punto interrogativo, se Totti non è Roma o Italia, scusa, no della Roma, basta, finalmente sì.
visto la difficoltà, sì, perché ci sono. No, no, aspetta, con la difficoltà di Totti, che ancora non si sa, è un punto interrogativo. Qualcuno proponeva Ibarbo come punta, Ibarbo, come vertice centrale. Vertice? Ibarbo ha sempre fatto l'esterno. Pensa che c'è un amico mio che ha caldeggiato l'acquisto di Ibarbo per metterlo esterno basso a destra. Non ricordo, certo, e continua a ribadirlo. Grande amico nostro. No, non lo so, il Barbo mi sembra tutto tranne che centravanti, nel senso che magari un centravanti, come posso dire, perché fisicamente insomma c'è una bella presenza, è uno che potrebbe dare una mano sulle palle alte e cose di questo genere, ma lui nasce esterno, nasce uno che ha bisogno di campo per poter sviluppare la sua corsa, magari messo come centravanti mi sembrerebbe un pochino azzardato, insomma, Totti sta così così, nel senso che... Sì. Non ancora, non carica ancora, diciamo, Gervinio, vediamo, c'è un Dumbia in grande spolvero, no? Quindi credo che possa in qualche modo rilanciare la propria candidatura come era successo a Cesena, poi se squadra che vince non si tocca, Dumbia dovrebbe essere ancora titolare. Io spero che lui sia in, come posso dire, abbia sfruttato questo lasso di tempo della partita di Cesena e quella che ci sarà sabato per poter migliorare un pochettino la propria condizione. Io aspetto sempre Dumbia, lo aspetto perché insomma non può essere così scarso come lo abbiamo visto, come ce lo siamo trovati fra le mani quando lui è arrivato. Mimo, scusa, tu che cosa ti aspetti a Dumbiano? Questa domanda anche oggi. I gol. No, i gol, perfetto. Quindi ci devono essere dei palloni che vanno dentro l'aria. Sì. Cioè, in questo senso. Però ci sono anche altri attaccanti che non serve che gli portano il pallone, ma una volta che entrano in possesso del pallone ci pensano loro. E io non so se Dumbia è questo, io non conosco la perfezione della carriera di Dumbia, non è che pochi giocare sono un po' pochi quelli che prendono palla, non so, gli ultimi 16-20 metri. Sì, poi... perché non posso pensare, sperate averci un calciatore così, prima o poi nella Roma, no? Perché non è possibile. Sinceramente. Sperate averci uno che piglia la palla e te la spacca alla porta avversaria, questo è un sogno legittimo, credo, Ricca. Non è anche un pochettino il tuo sogno, Ricca? Sì. Però le caratteristiche... Ecco. No, la mia sensazione conosci, è che siccome quanti ce ne so in grado di fare qua roba là, 3 o 4 so. Vabbè, quelli io, allora diciamo così, Riccardo, spero anche che la Roma possa avere in Dumbia l'attaccante che se gli metti 5 palloni buoni da giocare in un certo modo, lui uno dove scaramente questo a Mimmo stamattina ho fatto il ciochino, no? No, dai, c'è veramente un giocherellone. Tu dici che da qui in 10 partite uno non lo fa? Ma chi? Il vecchio Dumbia? Ma io mi gioco 3 con vecchi, ne fa più di uno. Mimmo, dimmi la curiosità tua, il primo che gli vorresti vedere fa, risultato e contro chi? Il primo è, se proprio devo scegliere, immediatamente, Roma-Napoli 1-0 col De Dumbia. O vedi? Quante cose fatte conto c'è in comune, mi. Ma no, ma fammi capire, perché tu che fai? Aspetti, no, vediamo mo far go, che fa una doppietta all'ultima giornata. No, perché io dico che nel calcio quello che dici oggi purtroppo è io già mi aspettavo pure a Cesena, volevo. Io non vedo l'ora del gode Dumbia. Però se tu mi hai fatto una domanda specifica, dimmi il primo decisivo 1-0 sabato, così. Sì. Ci volevamo pensare un po' su sta cosa, mi? Siamo venuti fino a qua per poter segnare Dumbia. Siamo venuti fino a qua e vediamo segnare Dumbia. A tra 2 minuti. Metti d'acciaio, asciughi le code, colpi le testa. Maimum. Ma ce l'avete Periscope? L'abbiamo terminato, ma ci dovrebbe arrivare la settimana prossima, amico. Ma nemmeno Gabriele ce l'ha? Ce l'ho, e ne ho anche... dai, che te pareva? E ne ho anche reso edotto questa mattina, Riccardo. Sì. Ma dai, sì. Proprio quello è il top dell'esibizionismo, no? Dove sei fila, Ami? No. Ubaldo. No. A te quando non te va te se sente. Se si capisce, Mimmo ti gioca subito. È un'applicazione sull'iPhone, esiste anche per Android? Non so. Ma scusa, Mimmo, quella non è una cosa che attiene alla privacy. Ma io non lo so, cioè io non sono il signor Android, caro Gabriele. Però dovresti saperlo, voi che avete l'iPhone, chiaro che siete avvantaggiati. E quindi se è voi, tu hai.
No, io non ho telefono. Attenzione, era parso Mimmo, ma fatte conto, sì, no, che tu avessi uno di questi telefonini di questi di ultimissima generazione, quella all'Odito da 29,9, esattamente, presente. Ma fatte conto, su, hai visto, c'è, cioè, WhatsApp, WhatTrip, WhatMim, sì, che foto ci metteresti, che fatte conto, WhatMim è l'applicazione sua, che foto ci metteresti, fatte conto, hai Mimmo. Ma io, dici? Certo, mi. Non c'è so foto che possano rendere, vero, nel senso. E tipo un gattino annaffiato tutto tra la lacrima. Un minestrone. No, io metterei una foto di Ubaldo Righetti di quando aveva 19 anni. Mimmo, senti, ah, sì, un consiglio da persona. Da che? Da collega. Da collega, beh, ancora no, non me la gufate, però, ancora no, ancora no. Sei collega? Ancora no. Però sei collegato. Sono iscritto all'albo, ma non a quello, all'elenco pubblicisti, non a quello. Pensa, io ti dico una cosa, caro Gabriele. Sì. Te lo dico oggi, tu che stai per essere immesso nell'album dei giornalisti. Eccoci qui. Tra qualche tempo dirai: questo album mi fa schifo. Tu dici? Ai. No, te lo posso mettere per iscritto, guarda. Sai che io non so se sarà fra un anno, 2, 10, 20, 30. Ma direi, ma perché tu stai con questi? Ma sai, lo sai che io sono particolarmente inserito, Mimmo? Dammi retta. Io lotto là dentro. No, non fa tanto il canassone, dai. Fidati, veramente. Sei inserito? Sì. Non ti dico la corrente perché... Ma sei amico di Tubaldo? Sì. Righetti? No, dell'originale, sì, quello di Guido, sì, assolutamente. Full option. Ti chiedevo... Vabbè, questo è peggio per te, però vabbè. No, ti chiedevo un consiglio. Tu lo sai che Guido Tubaldo stava a scuola con me? No, non lo sapevo. Ma coetanei? No. Lui faceva elementari. Da tanto tempo è che lo conosco, quindi figura, tu mi parli veramente di una persona che conosco come le mie tasche. Ma quindi, Mimmo, io ho una curiosità, fatte conto, no? Guido Tubaldo poteva essere, signora maestra, Ferretti mi ha tirato lo scancellino? No, non stavamo in classe insieme, lui è più piccolo. Lo scancellino si chiamava. Scancellino. Ma comunque, il consiglio che volevo chiederti, Mimmo, è: sto cercando di convincere Ubaldo a scrivere la sua autobiografia. Ma chi ha legge? No, ma che ci scrivi? Lì bastano 20 righe. Ha cominciato a 19, ha finito a 21. Ma che No. Adesso Riccardo, devi essere, no, hai ragione. Sono stato severo. Sei stato un po' severo. Però tu devi fare una cosa: fai un capitoletto e basta. Il titolo è: come fatto smette di giocare a pallone a Zico. quello certamente. Secondo me, ci chiama la Mondadori adesso. Lo volevamo fare tascabile. Calcola che il titolo dovrebbe essere: fatte conto che non pago. Ecco. Beh, ti piace? Questo potrebbe essere, quindi, un programma anche televisivo. Diciamo che la carriera lì c'entra poco, diciamo. È vero. Molto il post carriera. Il podcast carriera. Vogliamo fare l'equivalente di Open di Andrea Agassi per il calcio. Sì. Beh, carriere sono quelle. Certo. E mo magni, allora. vedrai che mo magni parecchio, ma pure. Ma Mimmo, ma non per guadagnarci, ma per scrivere. Che fai? Sei a fare il filantropo? No, per scrivere un'opera che rimarrà. Ma scrivi sui muri. Però, secondo me si sta sottovalutando l'impegno. Ma sì, Gabriele. Sabato. No, vabbè, però ne abbiamo parlato adesso 2 minuti in 4 ore, fammi parlare pure delle stronzate dei piattoni, dai. È che non sono 4 ore noi che edimo. Ma guarda che è un impegno serio. Amico, sono 4 ore noi che edimo, capito? Ma lo fa qualche dunato. Ma no, tu sai bene, e in questo mi verrà incontro il nostro coordinatore giornalistico. Se non coordinatore collega redazionale. Ma tu, per esempio, a Stefano Petrucci dai del tu. Se lui me lo permette, assolutamente. Se lui glielo concede. Ancora no. Ma come te permetti? Ma che davvero, davvero? Io ho chiesto, ho bussato con i piedi, ho chiesto permesso. Metti giù le parole, eh. Comunque tu sai, e questo ci può, e io che so, ci può venire incontro Stefano, che io sono sempre uno scrittore prestato al giornalismo. Ma adesso posso farti una domanda seria? Dimmi. Ma tra colleghi? No, Ricca, non dire perché è seria. Chiedo scusa. Allora, tu sei convinto che i radiocronisti siano giornalisti? Beh, sì. Mamma mia, che gli hai combinato, Mimmo? L'ho detto, Ricca, fatta una domanda. Gli hai tipo, che te posso dire, smontato 30 anni davanti allo specchio a dire: rete, rete, no, rete. Era,
era diciamo una forma indiretta per dire che forse è lo stesso mestiere, ma sono due mestieri diversi. Te lo può spiegare anche il coordinatore giornalistico, dottor Petrucci. Che gente che è stato un maestro nell'arte della radiofonia, nelle radiocronache, gli davi una penna e scrive 20 righe e scrive a cavallo cacù, eh? Te lo posso assicurare. Aia. Mimmo, ma questo non significa, ripeto, una è un'altra faccia dello stesso mestiere. Sì, sì, però Mimmo, allora adesso a questo punto ci abbiamo la citazione. Chi era quel signore che ha detto che cos'è una radiocronaca? Vabbè, Sandro Ciotti. Sandro Ciotti disse che la radiocronaca è un amante che va trattata con rispetto come se fosse una moglie. Ma con lui credo che sia stato forse il più bravo di tutti con le parole. Gli davi una penna, dicevi, ma chi è che ha scritto questa stronzata, capito? È così, eh? Ma non sto dicendo mica nulla di clamoroso, eh? Perché uno non può essere un fuoriclasse nel raccontare le cose e esserlo anche con una penna in mano nella scrittura. Non era così, ma puoi fare il nome di chi te pare, avete fatto quello di Sandro Ciotti, ma insomma era chiamato come esempio, avete fatto il nome di lui come massimo esponente della no, radio, della radiocronicità. Ho fatto un approfondimento, insomma, ho studiato. Cioè non è mai esistito, ti spiego, adesso il tuo amico Francesco Repico si inalbererà, no? Non esiste uno che sia, o quantomeno magari sarà pure esistito, fate come pare, un radiocronista, uno che fa le telecronache e cose di questo genere, che è stato un grande scrittore. C'è già. Vabbè, perché non ti sei ricordato di lui, Mimmo? Hai omesso. Non so quanto artatamente. Mamma mia, Riccardo. Ah, no. Domani fanno tutto su. Ma mi sono sbagliato, Gabriele. Siete te? E Galo. Ma che fai, come quell'amico che si legge il vocabolario? Attenzione, non creiamo inutili polemiche. Inutili polemiche. L'abbiamo trovato? Lo trovammo? Ce l'abbiamo? Ma chi? No, Mimmo. Ecco. Ah, ok, pensa. Che stavi per fare? Non farmi? Ci provare il ca perché oggi sono venuto ca a metro. E allora chi è che sta a suonare? E allora sposta la metro. C'è da spostare la metro. Vabbè, dai. A tra poco, Mimmo. Ciao. Maimerick. No, sta pensando questa. Ma c'è Pilar in corsa per dire cose. Non di mai verità. Mimmo, perché? Se no diventiamo tipo come una cuccia cinese, capito? Mimmo. Invece la gente dice, fammi sentire un po' chi c'è oggi. Dice, vai, c'è. Dici che la gente fa. Fammi sentire un po'. Mio padre diceva che in mostra venne. E quindi Ubaldo come fa? E Ubaldo fa un lavoro scuro quanto inutile. Ma inutile. Cioè, è per intenditori. Ok, no. Capito? Mimmo, posso? Sì, eccomi, Mimmo. Posso. No, Gabriele, vai. Se resterò in giallo-rosso, al 50%. Vabbè, ma a corretto, no? A corretto. Che dovevi? Il cartellino è metà 50% a Roma, metà 50% per Cagliari. Mi sembra che non ci sia stato un filo di polemica. Assolutamente. Ma pure corretto, poi mi ha detto volevo spiegare al Mistra, ma corretto, cioè lui ti dice corretto, io te devo dire corretto, sennò la gente non mi crede. No, Mimmo, a me, io sono. Baldo! Sì, ecco, mi sono. Lui diceva l'ha detto, Mimmo. L'ha fatto. No, riguarda questo. A proposito di questo, Mimmo, no? No, stavo parlando, mi fai parlare. No, è importante quello che ti sto dicendo io, Mimmo. Baldo. Questa è polemica, Mimmo. Secondo me aperta. Aia. Okay, si è creato un caso. C'è frattura. Baldo. Ti ascolto, Mimmo. Ti ascolto, Mimmo, ti sto dicendo. Barnelli. Dimmi. Mimmo. Oh. Gli rispondi che sei a tempo fuori tempo massimo. E sì. Tu stai a Potenza Picena? Potenza Picena. Sta a Polenza. Sì. Pollenza, Potenza, dove ti chiami, dove abiti? Pronto Mario Pio, pronto chi parla con te? Conosci Varnelli? Il Varnelli, sì, con caffè. Ma che è una chat? Che è? Che state a fare? Lo prendi col caffè? Chat, lo prendi col caffè? Io non... No, tu hai parlato di Mistra, capito? Con che ho correggevi? Doveva dirti immediatamente qual era il migliore Mistra che c'è in circolazione. Pallini! E Pallini è un gran Mistra, è beato chi lo beve. Beh, sì. Io parlavo di. Dopo Carosello, tutti a nanna. È beato chi lo fa. E invece, Mimmo, che ti dice questa? C'è anche la vernaccia, Mimmo, però. Che ti dice questa qua? Mamma, lo sai, chi c'è? Di Serra Petrona, sì. Bravo. Mamma, no, prego, tu è arrivato il merendero. Da, ricordi questa? Mamma, lo sai, chi c'è? È arrivato il merendero.
È perché ti ha detto però l'eroico. È arrivato per davvero. Bello. E i fratelli Papalla ti ricordi? Beh, io ancora tutte le mattine ripeto la Maiana io. No, perché esistono. Papalla. Esistono. Ma che fa? Ma che tempo fa? Lo so. Questo, tutto questo, tu te stai rende conto per non parlare di sabato, eh? No, Ubaldo mi doveva fare una domanda a te. No, vai. Sì, ma non è rivolto a sabato. Dai. Il momento che sta vivendo la Roma ormai da parecchio tempo, no? Il muretto? Il momento. Ah, ho visto il muretto, pensa. Sì. Sta dando anche un'idea diversa fuori per quanto riguarda la dimensione Roma. Sai, una volta si parlava tanto, dice adesso vogliono venire tutti a Roma, no? C'è la fila, i dirigenti, i procuratori che stanno proponendo i giocatori. E anche adesso? Ma insomma, credo che Roma non può non essere più un punto d'arrivo. E credo anche che fino a che ci sarà Walter Sabatini a Roma, la Roma sarà comunque un'interlocutrice privilegiata per gli addetti ai lavori, perché Sabatini è garanzia, posso dire che comunque deve stare a sentire, è uno che conosce i giocatori, poi vai, indovina gli acquisti, le cessioni, quello che volete, come fanno tutti, però insomma gli operatori di mercato, dirigenti, procuratori e cose di questo genere sanno che nella Roma c'è uno con il quale si può parlare, e anche questo è importante, tu lo sai perfettamente, perché per poter portare poi un giocatore importante in una squadra occorre che ci sia una grande unità di intenti. Cazzarola, me veniva. Spessi quante volte mi succede. Che posso chiedere, guarda. Ma l'hai fatto per parlare con, per farti capire da Righetti. Bimbo, hai preso la comitata pure te. No, ridi, ridi. Lo fate parlare per piacere. Ah, Mimmo. Gabriele? No, Ubaldo, Ubaldo entra sempre come suo zigo. Ma Ubaldo c'ha questo difetto. Secondo me dovrebbe fare una visita dall'otorino. Per l'udito. Secondo me gli manca qualche diottria all'orecchia destra. Sì, sicuramente. Sicuramente. No, però adesso, visto che stiamo dicendo, cerchiamo di non dire. Voglio dire che la Roma dovrebbe essere Ubaldo così, però hai ragione te, non so se ancora lo è. Certo, alla Roma ci stanno i soldi e questo è un grande richiamo per tutti, lo sai perfettamente. Bravo, bravo. Perché la Roma non c'ha problemi, o quantomeno ultimamente ha dimostrato non aver problemi a comprare giocatori anche a cifre per certi versi spropositate, e soprattutto è una società che paga bene i suoi giocatori, guarda il Montesi. Vedi che domandone che mi è venuto, Mimmo. Dai. Secondo te... non so quanto la proprietà, ma la dirigenza, una parte della dirigenza sicuramente è più presa a fare l'immagine della società forte, cioè che non c'è cose, cosetti, rimettiamo a posto, ripianiamo, famo, o a vince, perché magari pensa che si vince anche attraverso quello. Beh, io credo che in questo senso ci siano due anime all'interno della stessa società, perché probabilmente, e ce l'ha detto lui talvolta, per Pallotta essere secondi è motivo di vanto, lo ha spiegato mille volte, perché dice insomma siamo secondi, quando anche noi magari eravamo qui pronti a dire che forse sarebbe stato meglio se la Roma fosse stata prima. Poi invece magari sono dirigenti in questo senso, coloro che, come posso dire, operano direttamente sul campo, magari vogliono arrivare prima e non si accontentano di un secondo posto che magari visto dall'esterno può sembrare un grande risultato. Poi chi compete, chi fa la squadra, chi la costruisce, chi la gestisce e la squadra stessa magari vorrebbero fare qualcosa di meglio che un secondo posto. Quindi ritengo, per rispondere alla tua domanda, che da una parte ci può essere la voglia di far apparire che comunque sei in un contesto importante perché sei comunque sul podio del campionato, e dall'altra invece c'è la voglia di vincere, ma non che chi adesso è felice per un secondo posto non voglia vincere, che probabilmente deve ancora capire che in realtà conta soltanto vincere, che non è bello arrivare secondi. Mi sono spiegato, Riccardo? Sì. Sì. Ti ho soddisfatto? No, e cerco di capire com'è il messaggio, perché io so che alla fine la penso pure io così, che conta vince. Ho la sensazione che forse dovremmo cominciare a pensare, ma no, per questa società o questa dirigenza, che in teoria, però alla verità c'è ragione te, che siccome non è uno sport il calcio, e allora devi vincere, perché se fosse uno sport arriva a secondi sarebbe onorevole.
Sì, però poi se arrivi anche sempre secondo in uno sport è un pochettino te lo del chiccione, certo, no? Assolutamente d'accordo. Quindi questo, magari. E allora io ci avrei un fatte conto che mi è arrivato proprio adesso. Ricca, fatte conto? Sì. Te lo dico io oggi, che dobbiamo fare? T'avevo messo lì, dico, c'è un fatte conto. No, ho voluto anticiparti. E allora te posso dire che cosa diresti tu? Dimmi un po'. Ci vediamo domani allora. Se ci vediamo, io non lo direi, però comunque. Vabbè. Ci sentiamo. Ci vediamo domani, Sempre se Dio vuole, Ciao, ciao Mimmo. Ciao Mimmo. Ciao. Guido, a te sto ciao.